È particolarmente apprezzato sia per le sue doti musicali, ma soprattutto per la sua grande umanità e profondità umana, per la sua sensibilità. Il titolo del brano è Una buona idea e lui è Nicolò Fabi. Palpitare di un'idea con grandi ali, di cibo sano e sane discussioni, delle storie degli anziani, cordoni ombelicali, orfano di tempo e silenzio, dell'illusione e della sua disillusione, di uno slancio che ci porti verso l'alto, di una cometa da seguire, un maestro da ascoltare, di ogni mia giornata che è passata, vissuta, buttata e mai restituita, orfano della morte e quindi della vita. Mi basterebbe essere padre di una buona idea. 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 Sono orfano di pomeriggi al sole, delle mattine senza giustificazione, del nero di lavagna e di vinile, di lenzuola sui balconi, di voci nel cortile. Orfano di partecipazione e di una legge che assomiglia all'uguaglianza, di una democrazia che non sia un paravento, di onore e dignità, misure e sobrietà, e di una terra che è soltanto calpestata, comprata, sfruttata, usata e poi svilita, orfano di una casa, di un'Italia che è sparita. Grazie. Nicolò Fabi, grazie davvero per questa emozione. Mi basterebbe essere padre di una buona idea, così recitava la tua canzone. Qual è stata l'idea che hai avuto fino ad ora di cui sei più fiero? Molto difficile da dire. Trovo che quando ho iniziato a suonare uno strumento per la prima volta non mi sarei mai aspettato che suonare mi avrebbe portato a vivere determinate esperienze così potenti. Quindi è incredibile, ogni giorno me ne rendo conto di quante opportunità mi ha dato nella vita poter suonare e scrivere musica, quindi forse quella è la cosa più importante che ho potuto fare. Siamo assolutamente d'accordo, perché continui a regalarci davvero tante colonne sonore della nostra vita. Ma quello che vorrei sottolineare è il fatto che Nicolò Fabi è particolarmente vicino alle persone che sono in difficoltà. Tanti sono i suoi progetti in Africa, penso all'Angola, al Sudan, dove proprio grazie alla tua musica si stanno costruendo ospedali e scuole. Cos'è per te l'Africa, Nicolò? Secondo me è un ottimo modo per recuperare delle cose che ci siamo persi per strada.
Cioè trovo che, forse dirò delle banalità, ma quello che consideriamo sviluppo, progresso, crescita, in realtà non sia necessariamente un miglioramento della qualità della vita. E trovo che alcune cose ce le siamo perse per strada. Viaggiare in Africa serve per recuperare cose fondamentali che ci siamo persi. Tornare alle essenziali, questo è il messaggio che vogliamo trasmettere attraverso questo Natale. 45506, a te l'appello.